stravaganza incredibile per un orario così strambo, per un comizio di piazza di un giorno tra l'altro lavorativo. Grazie veramente per essere ripreso un po' di tempo per venirci ad ascoltare, grazie a voi che siete qui al sole, grazie a chi è sui balconi, in finestra, ho visto anche un signore che si è affacciato mentre cucinava, insomma, poi magari veniamo a mangiare qualcosa anche noi. Davvero grazie per questa partecipazione, per questo entusiasmo che stiamo in verità raccogliendo per tutta la regione Calabria. Siamo stati qui spesso in queste ultime settimane e non solamente in queste ultime settimane. Chi ci conosce, voi ci conoscete, a Rossano non è la prima volta che faccio un comizio in questa piazza, Rossano Corigliano, non è la prima volta che faccio un comizio in questa piazza, perché siamo abituati a stare sul territorio durante tutto l'anno, non solamente quando arrivano le campagne elettorali, per raccogliere le istanze e i bisogni che arrivano dai cittadini e che poi trasferiamo. Qualcuno si stupisce che la Meloni è l'unica che in televisione, quando si parla di questa campagna elettorale, cita sempre anche la Calabria, perché ovviamente voi sapete che l'Emilia-Romagna, no, è un po' il grande osservato speciale, una regione nella quale la destra non è mai stata neanche lontanamente competitiva. Il fatto che oggi possa vincere ne fa chiaramente un test che ha un'importanza anche ai fini del governo nazionale. Però per il futuro di questa nazione, per il futuro dello sviluppo dell'Italia, beh, la Calabria è importantissima, perché se c'è un pezzo d'Italia che non riesce ad avere lo sviluppo che merita, questa nazione non ce la farà. La ragione per la quale noi citiamo sempre la Calabria, la ragione per la quale noi citiamo sempre il Mezzogiorno, lo sviluppo del sud dell'Italia, non è perché siamo un partito meridionalista, è perché siamo un partito nazionale, cioè un partito che vuole vedere questa nazione svilupparsi a 360 gradi e sa che non ce la può fare senza la forza di una regione come la Calabria. Questo è il lavoro che noi vogliamo fare, anche ovviamente con i risultati delle elezioni del prossimo 26 di gennaio, ed è il lavoro che facciamo con il coraggio di dire alla gente la verità. Perché vedete, quello di questa regione non è un destino, non è un destino che dalla Calabria debbano andarsene migliaia di ragazzi laureati, 20.000 lauree, master, e famiglie che hanno speso decine, delle volte centinaia di migliaia di euro per formare quei ragazzi, che se ne vanno da questa terra, che quindi trasferiscono questa ricchezza al nord o in altre nazioni, loro sì a pagare le pensioni di qualche anziano francese e tedesco, con i soldi di famiglie italiane che li hanno formati, perché non è vero che gli immigrati che arrivano da noi ci pagano le pensioni, no, quelli le pensioni a noi non ce le pagano, però i nostri ragazzi laureati che vanno a fare i medici in Germania o in Francia, quelli sì stanno pagando le pensioni a qualche anziano francese o tedesco. Ma non è un destino, non è un destino che noi perdiamo quella ricchezza, non è un destino che i malati debbano andarsi a curare fuori dai confini di questa regione, non è un destino che il turismo della Calabria non sia neanche lontanamente ai livelli che potrebbe vedere questa regione, non è un destino che non ci siano lo sviluppo di infrastrutture che abbiamo la fortuna di avere, che per una posizione geopolitica potrebbero darci una ricchezza straordinaria, penso al porto di Gioia Tauro, che invece non riescono a svilupparsi. Non è un destino, sono le scelte della politica. E la politica qui ha fatto delle scelte sbagliate e qualcuno deve dire la verità. Una scelta sbagliata è pensare che puoi risolvere il problema della povertà calabrese con il reddito di cittadinanza. Non lo risolvi con il reddito di cittadinanza. E lo dico consapevole della responsabilità che mi assumo a venire qui a dire che chi mi ha promesso 780 euro per tutti i disoccupati al mese li stava prendendo in giro. Certo che è facile prendere i voti così, ma non si risolvono i problemi, perché vedete, la povertà, secondo un premio Nobel all'economia, che non ero io chiaramente, ma che si chiamava Amartya Sen, signore che la povertà la conosceva bene perché veniva dalla povertà, Amartya Sen dice: la povertà non è la mancanza di soldi, la povertà è la tua impossibilità di migliorare quella condizione nella quale ti trovi, che è data non da quanto vali tu, ma dalla realtà che ti circonda.
Allora, vedete, è vero, la sanità del nord è piena di malati calabresi. Il 40% dei malati oncologici decide di curarsi fuori dai confini della Calabria. Ma la sanità del nord è anche piena di medici calabresi, di persone capaci che in un contesto diverso sono riuscite ad avere più di quanto non siano riuscite ad avere in Calabria. Che vuol dire? Che il problema sono i calabresi? No! Vuol dire che il problema è il mancato sviluppo di questa terra! E che i calabresi, che sono forse la più grande comunità dispersa d'Italia, la più grande diaspora in Italia è quella dei calabresi, ovunque si vada, io giro in tutta l'Italia, anche il mondo, c'è sempre una comunità di calabresi, molto forte, molto radicata, e ovunque siano andati sono riusciti ad affermarsi, sono riusciti a fare la differenza per la terra nella quale si trovano, sono riusciti a ottenere grandi risultati. Vuol dire che qui, con uno sviluppo adeguato, davvero questa regione può cambiare le cose. Io ci credo sul serio, voi dovete crederci con me. Non dovete farvi prendere in giro, non dovete accettare le scorciatoie, dovete rifiutare una politica che pensa di poter comprare il vostro voto con 4 lire, perché non cambierà la condizione. Quando finiranno i soldi del reddito di cittadinanza, e finiranno, vedrete come finiranno, voi vi ritroverete quei pochi di voi che saranno riusciti a prenderlo, perché il grosso va, diciamo, da altre parti, vi ritroverete esattamente nella condizione in cui eravate. Allora, quello che va chiesto sono le infrastrutture di cittadinanza, portare qui le risorse perché questa terra possa competere ad armi pari. È venuto il ministro delle infrastrutture a spiegarvi 2 giorni fa che hanno messo i soldi sulle infrastrutture. Buongiorno! State al governo 5 anni in questa regione, siete stati al governo 10 anni, al governo della nazione, ma dove eravate? Ma veramente pensate che la gente è cretina? Perché certo che è meno redditizio investire sulle infrastrutture nell'immediato, perché tu investi un sacco di soldi e magari poi il nastro non lo tagli tu, lo taglierà qualcun altro dopo di te, perché le infrastrutture richiedono tempo, ma lì sì che costruisci qualcosa per i tuoi figli, lì sì che lasci qualcosa. E guardate che le infrastrutture, anche se so che è un tema noioso per i comizi, sono la chiave di ogni cosa, perché hai voglia ad avere i migliori prodotti agricoli se non li puoi mandare da nessuna parte. Ha voglia di avere gli scorci straordinari, la storia, l'identità millenaria, di avere il mare bellissimo, se i turisti non ci possono arrivare, non ci fai niente. E il periodo di globalizzazione, la nostra forza è data da questi elementi, da tutto quello che i cinesi non ci potranno copiare mai. Noi dobbiamo investire sulla nostra identità, sulla nostra specificità, ma per farlo abbiamo bisogno di essere raggiungibili. Invece qui siamo distanti anni luce da questa opportunità. E lo sviluppo, dicevo, il porto di Gioia Tauro. Ma vi pare normale che l'Italia, che è una naturale piattaforma in mezzo al Mediterraneo, debba vedere che tutte le merci che arrivano dai paesi dell'est del mondo preferiscono circumnavigare l'Europa via mare per arrivare nei porti di Amsterdam o di Rotterdam, perché con le infrastrutture via terra che ci sono in Italia ci vorrebbe molto più tempo a passare da noi via terra piuttosto che a fare il giro dell'Europa via mare. Mi sembra normale. E quanta ricchezza potrebbe portare in termini di indotto se invece quelle merci arrivassero nel porto di Gioia Tauro, se invece noi riuscissimo a sviluppare la nostra infrastruttura portuale. Se noi capissimo, lo dico in una terra, qui 38 km di costa, la Calabria complessivamente 800 km di costa, noi siamo una penisola e non siamo mai riusciti a sfruttare adeguatamente il valore del mare in Italia. Noi chiediamo da tempo l'istituzione di un ministero del mare, la pesca, le infrastrutture, il turismo, le spiagge, tutto quello che della nostra economia si potrebbe costruire intorno al mare. Ma tutta questa roba qui non interessa a nessuno. Interessa venire in campagna elettorale e dire ti do 200 euro, così rimani povero, rimani servo della politica, mi devi votare perché non hai alternative e chi se ne frega, poi al limite scapperai. Te ne andrai da qualche altra parte, a quel punto che mi interessa, tanto non voti più. Questo è come la politica ha trattato la Calabria in questi anni e voi vi dovete ribellare.
Voi dovete aiutarci a disegnare una politica diversa, che creda davvero nel potenziale di questa terra, che creda davvero nel potenziale della sua gente, che creda davvero nelle possibilità del suo futuro. Si può fare, non è un destino. Si possono riportare a casa quei ragazzi, si possono aprire delle imprese, si possono tenere qui i malati. Perché guardate che quando uno si va a curare fuori, porta soldi, porta soldi. Il budget che voi pagate per la spesa sanitaria, per una discreta percentuale viene pagato, non per la sanità calabrese, ma per pagare la sanità delle altre regioni dove molti calabresi si vanno a curare perché qui non si fidano, o non ci sono gli spazi. Anche quello si può affrontare. Un utilizzo dignitoso delle risorse per la sanità, dicendo fine a un commissariamento che è servito solamente a scaricare le responsabilità tra la regione e loro. Una sanità efficiente, si possono far rientrare le risorse che si spendono per coprire le prestazioni delle altre regioni. Sono tutte cose che si possono fare, si possono spendere i fondi europei. Ma vi pare che in una regione come questa, che ha un disperato bisogno di lavoro, noi abbiamo un terzo dei fondi europei che vengono spesi dall'attuale giunta regionale, 2 miliardi 400 milioni di euro, che non sono pochi soldi, ne hanno neanche spesi, impegnati 800 milioni, cioè un terzo, e gli altri? E glieli mandiamo all'Europa, tanto noi i soldi ce l'abbiamo. E che ci servono? E rimaniamo indietro, che ci dobbiamo fare? Si può fare anche questo, si possono spendere quei soldi per aiutare le imprese ad aprire, per aiutare il lavoro, che è l'unico modo per combattere davvero la povertà, creare lavoro, per aiutare i ragazzi ad aprire delle attività, anche questo si può fare, Noi spendiamo in Italia 37 euro e mezzo al giorno per ogni immigrato clandestino che arriva da noi. Fatevi il conto, sono 1250 euro al mese, 1125 euro al mese. Quanti soldi sono? 14.000 euro, 13.000 euro a Spagna. E se lo dessimo in dote a un'azienda che assume un giovane, pensate che magari non avremmo non avremmo aiutato qualcuno dei veri profughi dei quali dovremmo occuparci, che sono i calabresi che vanno in giro per il mondo. Si può fare, sono scelte della politica, si chiama priorità. E poi aiutare le famiglie, chi mette al mondo dei figli, in una nazione nella quale i figli non si fanno più e noi siamo destinati a scomparire. L'Italia scomparirà, chiaro, tra qualche decennio non ci saremo più, perché noi ogni anno facciamo meno figli, ogni anno la nostra popolazione invecchia, ogni anno aumenta il numero dei pensionati e diminuisce il numero di chi lavora per mantenere quelle pensioni. Non ce la possiamo fare, a noi serve la famiglia, serve sostenere la famiglia, serve mettere al mondo dei figli, e si indignino anche quelli del pensiero unico che dicono che di famiglia non si deve parlare, dice solo sei moderna. Che vuol dire? Non hai fatto un figlio con tuo nonno, va bene, tutto il resto no, un uomo e una donna sposati che mettono al mondo un figlio, quello ci fa schifo. E invece senza famiglia non c'è nazione, senza famiglia non c'è Stato, senza famiglia non c'è futuro. Noi abbiamo bisogno delle famiglie e abbiamo bisogno di aiutare quelle famiglie a mettere al mondo dei figli, sostenere le madri, sostenere i padri, sostenere anche economicamente chi fa questa scelta coraggiosa. Sono tutte cose che si possono fare e noi siamo qui per farle. E non parliamo per il futuro, parliamo per quello che stiamo già facendo nelle regioni che governiamo. Perché tutte le cose che io vi ho raccontato, se vi fate, non so se conoscete qualcuno che vive in Abruzzo, dove c'è un presidente di regione di Fratelli d'Italia che si chiama Marco Marsilio, chiedete che cosa abbiamo fatto in appena un anno di governo. Il tema dell'aeroporto era fermo da 12 anni, lo abbiamo sbloccato in 3 mesi, perché quando le cose si vogliono fare, si fanno! Quando c'è qualcuno capace, motivato e coraggioso, le cose si fanno. Aiutateci a farlo anche in Calabria, noi ci mettiamo la faccia.
Non siamo qui oggi per venirvi a dire votateci perché poi spariamo, no, ci conoscete, conoscete tutti, oltre me, diciamo, questi signori che sono qui sul palco con me, sono persone che siete abituate a vedere sempre, sempre, che abbiamo portato in Parlamento, che abbiamo portato in tutti gli ambiti istituzionali nei quali c'era da rappresentare il territorio e chi conosceva i bisogni e i problemi di quel territorio. Perché non ci giriamo dall'altra parte il giorno dopo? Se c'è una cosa che voi sapete per certo oggi, è che quando votate Fratelli d'Italia, beh, non c'è trucco e non c'è inganno. Questo siamo, questo diciamo, questo faremo. Non ci giriamo dall'altra parte il giorno dopo delle elezioni e cambiamo le alleanze, e cambiamo i programmi, e cambiamo gli obiettivi. No, noi questi giochi delle tre carte non li facciamo, li fanno altri. Oggi ieri si è dimesso Di Maio. E mi chiedevano adesso la trasmissione televisiva, beh, ma non concede l'onore delle armi a Di Maio che si è dimesso da leader del Movimento 5 Stelle? No! Avrei concesso l'onore delle armi a Di Maio se si fosse dimesso da ministro. Invece il fatto che lui si metta da leader dei 5 Stelle per tenere la poltrona del ministro contro la volontà dei cittadini, beh, quello per me non è dignitoso. Quello per me non è dignitoso. La politica deve essere vincolata a quello che promette in campagna elettorale. E voi lo dovete pretendere e non dovete votare più chi vi tradisce. Lo facessi anche io, non mi votate più, perché l'unico modo di far valere la democrazia è che i partiti siano vincolati a quello che dicono in campagna elettorale, in termini di alleanze e in termini di programmi. Altrimenti è irrilevante che voi votiate, perché il palazzo si organizzerà sempre come crede per difendere se stesso e non per difendere voi. Questo con Fratelli d'Italia non accade. E noi lo abbiamo dimostrato. Sarebbe stato facile anche per noi andare al governo con alleanze diciamo diverse da quelle con le quali ci eravamo presentati in campagna elettorale, abbiamo scelto di non farlo, anche se chiaramente è più difficile stare all'opposizione, perché io al governo ci voglio arrivare solo ed esclusivamente se so che posso portare avanti quello che ho promesso in questa piazza e nelle mille altre piazze nelle quali abbiamo fatto un comizio. Voglio poter guardare sempre voi negli occhi quando voi votate. Che questo è possibile, vi chiediamo di aiutarci perché amiamo questa terra e questa terra ha bisogno di persone coraggiose e coerenti che facciano il lavoro che c'è da fare. Se ci date una mano la prossima domenica votando Fratelli d'Italia, facendo crescere Fratelli d'Italia il più possibile, io vi prometto che voi non vi pentirete di quella scelta. Io prometto, ci metto la faccia e farò tutto quello che posso fare insieme a questa splendida classe dirigente per prendere questa regione e riportarla ai passi.